Buonasera, un piacere anche per me. Allora prendiamo questo impegno, che quando vinciamo vengo, quando non vinciamo no. E non vale così però. Troppo facile, troppo male. In ogni caso, grazie della sua presenza. Presidente, una bella vittoria, i primi effetti della cura Davide Nicola, anche se è stata una gran sofferenza sino all'ultimo secondo praticamente. Sì, sicuramente una grande sofferenza, sicuramente una vittoria fortemente voluta. Diciamo che i primi 20 minuti, mezz'ora, ho visto in campo quello che il mister in questi tre giorni ha cercato di trasmettere alla squadra. Una volontà di andare sempre avanti, di aggredire gli spazi, di mai una palla passata indietro, sempre molta volontà da parte dei calciatori che si sono messi a completa disposizione di un mister che ha grande carisma e ha cercato di trasmettere questo carisma e soprattutto questa volontà di arrivare il più presto in porta nella migliore maniera possibile. Magari Presidente, dopo il 2-1 si sono rivisti vecchi fantasmi, soprattutto dal punto di vista mentale è subentrato un po' di paura nei ragazzi. Beh, certo, ricordiamo che questa squadra viene da 5 giornate con grandissime difficoltà, solo un pareggio, e quindi anche mentalmente c'era la necessità di dare una svolta. La svolta, più che altro, sbloccare un po' la mentalità della squadra che... Anche se il mister precedente aveva lavorato tanto, però evidentemente c'era la necessità di dare questa svolta. La svolta c'è stata, poi siamo stati anche, devo dire, alla fine fortunati perché abbiamo rischiato molto dopo il 2-1. Quello mi auguro che non accada più e che si possa, ma anche se sappiamo che la Serie B è così, e quindi è giusto cercare di lavorare tantissimo, lasciamo lavorare questo allenatore e questa squadra nella massima serenità, così come hanno fatto questa settimana. Le chiedo proprio in che modo Nicola sta cambiando questa squadra, lì comunque l'ha visto anche in questi primi giorni di allenamento, e anche se le è piaciuto poi questo primo Bari targato Nicola. Mi è piaciuto molto questo modo di allenare, dove c'è tanta grinta, tanta volontà, tanti suggerimenti e soprattutto tanta carica data ai calciatori, ricordare loro il loro valore, e oggi abbiamo visto che in tanti hanno reso tantissimo proprio perché evidentemente hanno trovato quelle giuste motivazioni. È chiaro che non è che arriva un nuovo allenatore e ha la bacchetta magica, c'è tanto da lavorare, c'è tanto da fare, rimaniamo convinti che c'è ancora tantissimo, il percorso è lungo, lunghissimo, quindi grazie ai giocatori, grazie a questo nuovo allenatore, grazie soprattutto ancora una volta a questa tifoseria che si è fatta sentire dal primo all'ultimo momento, e credo che migliore accoglienza per un allenatore così carismatico e così che sente tanto la partita non ci poteva essere. Barbara, a te, Salvatore Guastella, per delle domande da studio. Salvatore, hai domande? Sì, no, volevo dire al Presidente se... oltre che salutarlo innanzitutto, volevo chiedere se si è un po' rasserenato dalle ansie che insomma quel periodo che abbiamo vissuto le ha portato anche a prendere decisioni abbastanza drastiche, se adesso i suoi pensieri sono positivi e se sente questa positività in tutto l'ambiente. Ma devo dire che i pensieri erano sempre positivi anche nei momenti di difficoltà, perché pensavo che avevamo i mezzi e abbiamo i mezzi per superare difficoltà che nel corso di un campionato, Salvatore, sai benissimo che si presentano e che bisogna essere pronti a superarle. Probabilmente pensavamo di poterle superare con le scelte fatte in estate, ma evidentemente era subentrato un meccanismo tale che, per quanto i giocatori erano a grandissima disposizione del mister, non si riusciva a dare quella svolta. Adesso i pensieri sono sempre positivi, come lo erano anche dopo quelle sconfitte dove io vi ascoltavo, non volevo intervenire per non far sì che qualsiasi mia frase potesse essere strumentalizzata e quindi utilizzata per complicare ancora il lavoro di una persona che comunque, è giusto ricordare, ha lavorato qui 5 mesi e ha lavorato con grande serietà e con grande correttezza. Bene, Cristian, credo che ci siamo detti tutto. Io ringrazio Presidente, le chiedo io quanto... Sì, sì.
Sì, Barbara, un secondo solo anche per chiedere un giudizio anche su questo gol di Cristian Galano, un giocatore che magari ha attraversato un periodo non felicissimo, voi ci avete creduto fortemente, lo avete mantenuto qui a Bari, oggi ha dato anche lui una risposta non importante, quanto la soddisfa anche la sua realizzazione? No, sono contento soprattutto per lui perché è un ragazzo che trova nei gol le motivazioni per poter fare sempre di più, sempre meglio. Quindi mi ha fatto piacere oggi vedere al gol Caputo e Galano, ma soprattutto Galano che si è un po' sbloccato dopo quel gol iniziale della prima giornata. È chiaro che, ripeto, il percorso è lunghissimo, se lui gioca con questa convinzione, con questa anche serenità di fare le sue giocate, il mister l'ha detto più volte, ci saranno tanti errori perché io voglio che comunque vadano a cercare le conclusioni, cercano di fare la giocata anche in un momento in cui poteva sembrare più comodo appoggiare dietro la palla. Questo abbiamo visto nella prima mezz'ora che non è avvenuto. Lasciamo lavorare il mister senza troppe pressioni, lasciamo lavorare perché è una persona che è molto serena, molto concreta. Sono convinto che avrà tanto da lavorare, ma lo farà con grande serietà. Non a caso a chiudere lo stesso Nicola ha detto non guardiamo la vetta, dobbiamo sognarla, ma salire gradino dopo gradino. Beh, anche perché devo dire che ci sono tantissimi gradini ancora da affrontare se si vuole guardare la vetta. Quindi è giusto, io seguo le indicazioni del mister che condivido assolutamente, basta parlare di progetti, programmi, obiettivi. È chiaro, ognuno ha il suo obiettivo, è bene che se lo tenga per sé nella sua testa, nel suo cuore. E adesso piano piano pensiamo a Bologna e poi dopo Bologna si vedrà le altre partite, ma una partita alla volta, una fase di crescita per volta, con l'augurio che possano veramente trovare i meccanismi idonei per crescere tutti quanti insieme. Grazie al presidente Gianluca Paparesta. Grazie a voi, un saluto a Salvatore, a Barbara, a tutti quanti. Grazie, grazie Presidente. Barbara, a te la linea tra poco. Grazie, grazie Presidente, grazie Cristian, ci risentiamo tra pochissimo per salutarci, magari vediamo se riusciamo ad avere qualche battuta del nuovo allenatore, se è in conferenza stampa in questi minuti. Insomma, a quanto pare però si è creato un clima di tranquillità, ecco, da domani si potrà ripartire, anzi da lunedì si potrà ripartire con più forza. Sì, ma deve essere così, ripeto, c'era oramai nella piazza di Bari, nei tifosi, noi stessi, insomma, avevamo dato tutte le prove e le riprove all'allenatore per cercare di far vedere che le sue idee erano vincenti, quantomeno attuabili e comunque che portassero a dei risultati. Così non è stato. Abbiamo eliminato questo alibi, usiamo questo termine, cioè dell'allenatore, il cambio è stato fatto. E quindi ripartire da zero, ripeto, mi ripeto ancora una volta, cioè come se oggi iniziasse un nuovo campionato con un nuovo allenatore, e quindi diamo il tempo a questo allenatore, a questa squadra di recepire i dettami di questo nuovo allenatore e di metterli in pratica, senza però, io ci aggiungerei, tenere, come dire, in secondo ordine il risultato. Vero è che è molto più bello ottenere i tre punti attraverso bel gioco e tutto quello che si vuole, però se si fanno i risultati è più facile lavorare sull'entusiasmo, quindi siamo partiti col piede giusto. Domenica affrontiamo sabato, insomma la prossima domenica sì, dico bene, tra l'altro ha un orario strano, affrontiamo alle 12:30 tra affrontiamo l'altro. Un avversario di tutto rispetto. Vero è che, come ho detto, in Serie B non ce n'è uno, come dire, meno forte dell'altro, però il Bologna è una di quelle squadre, insomma, che vuole anche loro ritornare in Serie A, e quindi è un avversario molto molto tosto. Credo che oggi forse abbia vinto, se non ho visto male, se la memoria non mi inganna, ha vinto alla Spezia 1-0, quindi insomma. Pensiamo, concentriamoci sul nuovo avversario. Sì, bisogna concentrarci sulla gara di domenica, credo che lo faranno nel migliore dei modi questa settimana i giocatori del Bari, guidati ovviamente da mister Nicola. Vedo Giuliano Giuliani in dolce compagnia, quando mai Giuliano, ne approfitti sempre.